Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Sì. Ah, bene, perfetto. Allora, devo dire che non sapete ciò a cui andate incontro al webinar di oggi, siete matti a venire qua. Ma ci avete pensato? Cioè, è stata una scelta ponderata o così, proprio a muzzo? Vi siete alzati? Ponderata, Ponderata? Allora siete incurabili. accettiamo la sfida. Sì, ma nel Sei arrivata? frattempo sono riuscita, Ah, grazie. sei arrivata, ah, bene, Sì, ci perfetto. sono, grazie. Sì, e sai chi è l'organizzatore? Vediamo se rispondi a questa domanda. Spero di essere preparata. Lei? Vediamo. Brava! Sono La brava, risposta, sì, è l'unica eh? risposta giusta che puoi dare in questo webinar complicato, quindi Perfetto, l'ho azzeccata, bene. portatela a casa. Allora, io inizierei a condividere lo schermo e a proporvi quanto segue. È un piccolo compito preliminare. Se avete dimestichezza con i QR code, qui potete puntare il QR code con anche il vostro cellulare perché è molto semplice, dovete solo scrivere una frase. Cioè, che cosa ho immaginato sulla didattica a strisce prima di entrare nel webinar? Affronteremo delle questioni laboratoriali, quindi c'è una parte di questo webinar che è proprio veramente laboratoriale, una parte teorica, perché come in tutte le questioni serie la teoria va affrontata, anche se naturalmente non possiamo approfondirla più di tanto, ovviamente nel quadro di questo webinar, che ha come scopo quello di fornirvi degli elementi di ispirazione affinché voi stessi possiate applicare in classe o nella vostra formazione la didattica a strisce, quindi un po' di teoria ci vuole e però anche un po' di tecnica perché vi insegnerò un paio di trucchi per creare proprio queste strisce, crearle voi o crearle ovviamente i vostri studenti. Che cosa ho immaginato sulla didattica a strisce prima di entrare nel webinar? Un fumetto, non mi sono immaginata nulla, ma spero in una proposta curiosa, creativa e interessante. Bene, vuol dire che il messaggio è passato. Una sequenza a fumetti, un modo coinvolgente di fare didattica, coinvolgente, molti fumetti, vedo. La possibilità di visualizzare una storia, poi vedo uno strumento per migliorare, didattica a tutto campo, interessante a tutto campo perché il campo l'abbiamo delimitato in questo webinar, però è anche vero che il messaggio che può passare è proprio anche questo: divertimento di sicuro, una spiegazione su un argomento attraverso delle strisce. Non lo so, fantastico, giusto, giusto, perché no? Non lo so. Didattica innovativa e divertente, percorso di storytelling. Quindi fumetti, storytelling, narrazione, direi che sono abbastanza gettonati. Poi col tempo posso vedere un po' meglio le vostre risposte, magari cercare di capire, però diciamo una didattica visuale a fumetti centrata sulla narrazione. Diciamo non c'è, ecco, non c'entrano il focus invece di quello che faremo, perché non si tratta di una didattica visiva, se non parzialmente, vedremo che cosa significa questo. Non ci sono fumetti, non è comics, quindi, e non è storytelling, è esattamente il contrario di uno storytelling. Adesso vedremo un po' di che cosa si tratta, quindi anzi passiamo subito, direi, a vedere di che cosa si tratta. Quindi adotteremo un modo di ragionare molto Fazzi, entriamo nella logica Fazzi, che poi alla fine vi spiegherò esattamente di che cosa si tratta, però è proprio questo, cioè dobbiamo adottare un punto di vista non usuale, però molto più interessante quando parliamo di sviluppo cognitivo, di competenze, c'è tutta una chiacchiera su queste cose che non mi ha mai convinto perché non sono corretti i riferimenti scientifici normalmente delle formulazioni che sento sovente su queste tematiche. La prima cosa che voglio fare con voi è vedere alcuni dei lavori che avete prodotto. Intanto vi ringrazio perché vi siete messi in gioco, non è semplice. Uno partecipa a un tema sconosciuto, gli viene chiesto in modo generico di rappresentare questa storiella di Esopo, e di farlo nel modo che preferisce, purché sia grafico, e insomma l'avete fatto. E che cosa avete fatto, però? Ecco che quello che abbiamo ricevuto
rappresenta una varietà enorme di tipologie che coprono tutto sommato tutto il campo possibile della rappresentazione. Vi ricordo che siamo nell'ambito di una favola, appunto, molto breve, che è quella di Esopo. L'abbiamo presa a pretesto per parlare di questo argomento, per non prendere un argomento disciplinare, quindi escludere gli uni gli altri o essere troppo tecnici. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto una striscia. Abbiamo ottenuto una striscia, vedete questa, molto semplice, essenziale, e quindi che ha cercato di riprendere un po' la striscia che vi avevo proposto come esempio. Poi qui, per esempio, abbiamo invece un classico poster, molto semplice, essenziale. Questo invece è un poster animato, cioè un poster come il precedente, però all'interno ci sono dei movimenti, niente di, diciamo, di filmico, no? Però ci sono dei movimenti carini che mostrano i vari oggetti che sono collocati sul poster. Poi abbiamo una illustrazione nella sostanza, questa la possiamo considerare, dato l'ampiezza del testo, dove è stato scritto, riscritta la favola e quindi anche reinterpretata, è stata illustrata con appunto queste immagini grafiche, sempre in questo caso di tipo iconico. Qui invece è stata rappresentata come striscia, quindi in formato più che 16 noni, ancora più compresso, ma attraverso il disegno con alcune piccole riproduzioni di queste api che si rinnova nella lunghezza. Qui abbiamo invece una combinazione fotografica e iconicografica. Se notate, vedete che qui abbiamo un'icona che rappresenta, con la mascherina nera, rappresenta il classico bandito, quello che è andato a rubare il miele, e qui invece sotto in verde abbiamo l'apicoltore. Quindi è una grafica che è stata sovrapposta a un'immagine fotografica. E qui invece abbiamo un filmato carino, ben fatto, che mostra come ci sono queste icone che si muovono e la storia viene raccontata sotto questo movimento. Quindi, che cosa possiamo dire come prima considerazione? Possiamo dire che se noi lasciamo campo libero a un'espressione di tipo grafica, benché l'abbiamo definita come didattica a strisce, otteniamo come risultati tanti prodotti diversi. Esiste la domanda che sorge, potrebbe essere questa: quale tra queste produzioni può essere quella che più rappresenta quello che stiamo facendo e di cui ci vogliamo occupare? Beh, intanto questa risposta, come vedremo, è molto parziale. È molto parziale perché, ripeto, siamo all'interno di una logica fazi, una logica sfumata, che non ha delle risposte certe, ma ha delle combinazioni di risposte, e queste combinazioni di risposte variano in base a una serie di considerazioni. Quindi noi dobbiamo metterci nell'ottica di capire che quello che è stato prodotto non ha un valore in sé come risultato oggettivamente corretto oppure sbagliato per la proposta che vi verrà formulata in questo webinar. Il motivo è che, se noi analizziamo un po' rapidamente quello che è stato proposto, vi presento alcune considerazioni. Per esempio, una illustrazione. Il rapporto che c'è tra l'immagine e il testo è un rapporto molto preciso in questo caso. Che cosa noi stiamo dicendo? Noi stiamo dicendo, ragazzi, quello che qui è interessante è il testo, è la parte principale. E questo testo è stato supportato da una immagine
e un titolo che rappresenta sia l'immagine che il testo. Quindi abbiamo un certo tipo di rapporto. A che quando e in quale occasione io posso aver bisogno di una illustrazione? Beh, questa è una risposta ovviamente che deve essere articolata nei diversi contesti nei quali voi insegnate. E per esempio, se noi passiamo all'opposto, qui abbiamo invece un filmato che non ha un rapporto dove il testo non viene presentato tutto insieme e serve più che altro per spiegare le immagini, non è il contrario. Quindi vedete che siamo in una situazione radicalmente diversa. Non considerate il fatto che questo sia un filmato, considerate proprio il livello di comunicazione che questo ci rappresenta nel rapporto tra il testo, la narrazione e le immagini. Se noi invece prendiamo un prodotto di questo genere, un prodotto di questo genere non presenta nulla, è tutto da decodificare, perché quello che noi sappiamo è certamente che siamo all'interno di una realtà che è quella di un alveare, c'è una fotografia molto precisa, ma naturalmente la sovrapposizione iconica. Che cosa fa? Porta il fruitore a porsi delle domande. Ora, il fruitore si può porre delle domande, per esempio su una storia rappresentata in questo modo, oppure su una storia rappresentata in questo modo? Certo, si pone delle domande, ma si pone delle domande intradiegetiche, cioè delle domande che sono all'interno della narrazione, all'interno della vostra lezione. Supponiamo che sia una lezione di biologia piuttosto che di disegno o di inglese o qualsiasi altra cosa, penso che capiate quello che vi sto dicendo. Mentre qui le domande che si pone sono delle domande, come dire, o preliminari alla storia, perché si tratta di capire che cosa sta succedendo, oppure sono delle domande, che vengono poste alla fine della storia, quindi sono delle domande cognitive che servono per mettere insieme degli elementi o per reinterpretarli da un punto di vista simbolico. Tenete a mente, fatevi un post-it di questa cosa che vi ho appena detto, cioè dell'aspetto simbolico del ragionamento. E così lo stesso possiamo anche dire, per esempio, fare considerazioni anche sugli altri prodotti. Anche questo è un prodotto che deve essere in qualche modo decodificato, anche se c'è un certo sviluppo e quindi possiamo cominciare a comprendere qualche cosa, però richiede anche qui un'operazione di codifica. Questa operazione di codifica è maggiore o minore, per esempio, rispetto a questa? Beh, la prima risposta che viene in mente è che questa sicuramente può essere più complessa, perché di elementi ne abbiamo proprio pochi. Possiamo dire che esiste un elemento comune tra queste due rappresentazioni. Sicuramente si parla di api e di alveari. È probabile che ci sia un apicoltore, questa figura è di difficile comprensione, perché una persona che corre all'interno dell'alveare potrebbe essere naturalmente interpretata in diversi modi. Quindi noi potremmo dire, forse questa elaborazione potrebbe essere più complessa e quindi noi dobbiamo riflettere in quale percorso del processo di apprendimento noi possiamo fornire oppure richiedere la produzione di un lavoro del genere, e qui invece ci potrebbe sembrare a prima vista più semplice. In realtà, questa introduzione al webinar con i vostri lavori mi serve per chiarire una questione della massima importanza, e cioè che non esiste una graduatoria, diciamo, posta in modo lineare all'interno di una timeline, per cui, non so, inizi una lezione spiegando
bene, quindi con il testo, le immagini, poi segui un processo di un certo tipo. Non esiste questo. Noi, quando si studiano i processi di comunicazione, i processi di comunicazione ci vengono presentati invece proprio in questo modo, partendo da un determinato target, dal risultato che si vuole ottenere, e quindi ci vengono proposte delle soluzioni. Alcune in questo caso saranno scartate, altre saranno accettate, per altre ci saranno suggerite delle modifiche. Quindi, come dire, la comunicazione ci presenta un processo che più o meno è di questo tipo. Quindi noi abbiamo una linea, abbiamo T che è un target. Abbiamo O che sono degli obiettivi, abbiamo P che è un punto di partenza e qui ci sono M. M sono i mezzi, sono gli strumenti che noi possiamo utilizzare per raggiungere questo risultato. Ora, le cose da un punto di vista dell'apprendimento non si svolgono in modo così lineare, ma nel modo più assoluto. Quindi noi non possiamo prendere un processo comunicativo o definito tale e agganciarlo, come dire, calarlo all'interno di un processo di insegnamento e dire allora si fa così. Se vuoi ottenere questo risultato, usa un'illustrazione. Se vuoi ottenere questo, crea un filmato o fai produrre appunto un filmato, eccetera. Non è così perché il processo di apprendimento, prima di tutto, non è un processo lineare. Questo non vuol dire che noi non dobbiamo organizzare certe volte dei meccanismi lineari, ci mancherebbe altro. Questo lo sapete benissimo, ma non è lineare il modo attraverso il quale il ragazzo apprende. Perché non è lineare? Perché quello che viene messo in gioco è l'aspetto cognitivo, cioè lo sviluppo del pensiero logico astratto. Del livello di astrazione, la capacità di manipolare a livello simbolico, la capacità di astrarre e ragionare indipendentemente dal contesto reale. Per esempio, una grossa capacità di ragionamento simbolico è rappresentata da questa immagine. Perché? Perché questa immagine ci presenta un ancoramento alla realtà molto preciso, quindi noi indiscutibilmente siamo di fronte a un alveare, è un dato di fatto, ma l'introduzione di elementi che rappresentano una sintesi estrema, iconografica, tutta da capire e da interpretare, ci porta immediatamente ad astrarre da questo piano di realtà e quindi necessita delle, che cosa? Eccole lì, necessita delle competenze sul piano simbolico, dove per piano simbolico intendo tanto il linguaggio che la capacità di astrazione. Quindi abbiamo già, nella sostanza, definito un primo aspetto di ciò di cui ci occupiamo oggi pomeriggio, e cioè che le competenze non sono esattamente quello sul quale siamo chiamati normalmente a lavorare, ma hanno a che fare con un processo di astrazione e quindi con uno sviluppo cognitivo di un certo tipo che è difficilmente classificabile e soprattutto è difficilmente organizzabile, attraverso una programmazione standard di questo tipo. Perché, tra l'altro? Beh, perché ognuno di questi lavori che voi avete proposto può essere utilizzato per stimolare il progresso cognitivo dei vostri allievi proprio sul piano della capacità logico-simbolica di astrazione. Vediamo cosa ci offre adesso la seconda pagina del nostro webinar. Ah, ci offre alcune strisce. Quindi cerchiamo di capire che cosa sono e come vengono utilizzate queste strisce e poi vediamo anche il resto. Bene, ci fa vedere anche in classe come, ops, come si possono impiegare. Dunque, intanto
vediamo alcune caratteristiche. Quindi, chiuso il discorso introduttivo, che ci ha mostrato un campo molto ampio, adesso noi da questo campo estraiamo un aspetto e ci concentriamo su questo. L'aspetto che noi estraiamo è quello della didattica a strisce, cioè di una didattica formalmente organizzata attraverso una lunga striscia. E quindi non in altro modo, non in modo tipo manifesto, un flyer, un filmato, un'animazione, proprio una striscia graficamente statica. Che cosa ci propone questa striscia? Questa striscia ci propone un tema di un autore di italiano. Questo autore ha scritto dei testi. Questi testi vengono richiamati all'interno di questa striscia e sono anche titolati, e poi qui vengono inserite una serie di icone che rappresentano, da un punto di vista simbolico, rappresentano che cosa? Degli elementi che si trovano all'interno di questi testi, oppure degli elementi di collegamento anche fra questi testi. La grafica che voi trovate in alto invece rappresenta un ornamento, ma questo è un ornamento della striscia, chiaramente, come se tutte queste icone e questa frammentazione del linguaggio, attenzione, segnatevi anche questo termine, frammentazione, perché quello che noi stiamo proponendo è esattamente una didattica frammentata. Ecco, questa frammentazione viene in qualche modo legata attraverso la continuità di una sorta di sfondo che è rappresentato da questa parte superiore della striscia. Vi voglio far notare che ogni elemento che compone la parte, diciamo così, di abbellimento, il fil rouge che conduce questa striscia, ogni sua parte è comunque inserita all'interno dei contenuti che vengono presentati. Vediamo che invece la striscia sottostante. La striscia sottostante, eccola, la striscia sottostante è dello stesso tipo di quella di prima, con una differenza che abbiamo un minor numero di contenuti a cui ci si riferisce, un maggior numero di rappresentazioni simboliche e poi c'è anche un'indicazione testuale. Le due strisce sono simili tra di loro, cambiano per il rapporto tra la quantità dei contenuti, che sono questi, e la simbologia che viene proposta. Vediamo invece quest'altra. Quest'altra è centrata su un contenuto, che appunto siamo sempre, ovviamente vi presento lavori che fanno parte del mio campo e quindi la letteratura in primo luogo. Quindi abbiamo questo contenuto che riguarda questo autore e un suo romanzo, e qui quindi come i contenuti sono ridotti all'osso, nel senso che c'è un solo contenuto al quale ci si riferisce attraverso questi elementi e si dà qualche indicazione che è sparsa, sono tre indicazioni che possono agevolare lo studente nel lavoro che viene proposto. L'ultima invece è un'altra tipologia, che è poi alla fine la tipologia che vi ho proposto e sulla quale avete lavorato, è che quella della rappresentazione attraverso un linguaggio esclusivamente iconico e statico di una narrazione. Questa l'avete riconosciuta, ovviamente, è la favola di Cappuccetto Rosso, i cui step, vedete, sono raccontati in questo modo. Siccome la favola, a differenza delle altre strisce, la favola di Cappuccetto Rosso la conosciamo tutti, fermiamoci un secondo su di lei. Questa striscia è un modo di raccontare la favola. Prima di tutto è un modo, come avete visto, lineare. Nelle strisce precedenti invece non c'è linearità.
nelle strisce precedenti c'è frammentazione. Che tipo di frammentazione? Abbiamo due tipi di frammentazione diversa. Nel primo caso, prendiamo il caso di Steinbeck, abbiamo una frammentazione globale, cioè tutto il discorso viene frammentato e quindi è chiaro che bisogna anche ricostruire la narrazione stessa. Dunque, co cosa possiamo dire? Possiamo dire che partiamo da una richiesta di ricostruzione che è più importante rispetto, più significativa rispetto a quella proposta nella favola di Cappuccetto Rosso. Ma anche qui abbiamo una frammentazione, benché esista una continuità. Perché abbiamo una frammentazione? Perché abbiamo delle ellissi qui, dei buchi, no? La storia viene raccontata solo attraverso una piccola. Dei piccoli frame, diciamo così, che sono posti tutti sulla stessa linea. Il fatto di essere posti tutti sulla stessa linea, da un lato nega la continuità temporale, perché immaginate se voi foste davanti a un monitor a vedere un'animazione, un cartone animato della Walt Disney sulla storia di Cappuccetto Rosso, voi vedreste ovviamente la nonna, il cestino, Cappuccetto Rosso, non vedreste tutto così rappresentato in questo modo. Invece qui la rappresentazione avviene esattamente sullo stesso piano, come quel famoso arazzo di Bayeux. Di cui penso molti conosciate l'esistenza, in cui la storia proprio viene raccontata in modo contemporaneo. Però c'è anche un altro elemento che discosta questa striscia dalle precedenti, che se da un lato lo studente non deve decostruire, cioè ricostruire la decostruzione che noi abbiamo fatto, che cosa dovrà fare? Beh, cioè, diciamo, qual è la sua prima impressione di fronte a questa striscia? Qual è il suo approccio? Beh, il suo approccio è che, conoscendo la storia ed essendo questa espressa in modo lineare, lui riesce tranquillamente a decodificarla, ma abbiamo un incontro tra due mondi diversi. Cioè, quali mondi? Abbiamo un incontro tra il mondo dello studente abbiamo l'incontro tra il mondo dello studente che osserva e quindi si formula, anzi si è già formulato in testa alcuni nodi, attenzione a questo termine, alcuni nodi importanti che gli servono per decodificare la storia e i nodi che invece noi presentiamo di questa storia. E non è detto che fra questi due ci sia una coincidenza. Quindi noi che cosa proponiamo in tutti questi? Allora, qui è più evidente, chiaro, nelle altre strisce è molto più evidente perché è proprio un mondo da ricostruire. Ma anche in questo caso abbiamo la stessa proposta. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo proposto al nostro allievo una frattura cognitiva. Operiamo per creare quindi una frattura e non per. Operiamo per creare delle fratture e lavorare su queste fratture e non per invece uniformare le rappresentazioni come se noi cercassimo come risultato dell'apprendimento appunto questa uniformità. Noi non operiamo, quando usiamo una didattica a strisce, in questo caso, ma possiamo chiamarla una didattica cognitiva, noi non operiamo per fare questo, non operiamo in questo modo, non operiamo per unire, ma operiamo per disgiungere.
Perché operiamo per disgiungere? Operiamo per disgiungere perché noi vogliamo favorire, e questo è il nostro scopo, noi vogliamo favorire lo sviluppo, il progresso cognitivo. E allora sì che possiamo dire che stiamo lavorando sulle competenze, che però, come vedete, non sono esattamente quelle che normalmente, con le quali normalmente abbiamo a che fare nel modo in cui vengono intese, ma man mano che procederemo sarà più chiaro questo discorso. Vediamo come si opera una delle modalità, delle varie modalità con cui si opera in classe. Che cosa succede? Allora, succede che noi abbiamo sempre due approcci, punto di vista dell'insegnante e punto di vista dell'allievo, nel senso che questo tipo di lavoro lo potete proporre voi ai vostri allievi e cioè quindi lo create voi e proponete ai vostri allievi di lavorare sulla striscia, ma potete anche proporre ai vostri allievi di costruire le strisce e quindi di lavorare in classe sulle strisce che loro stessi propongono e che si possono scambiare fra di loro. Cominciamo a vedere il primo step. Naturalmente il primo step è fornire le strisce. Come vengono fornite queste strisce? L'applicazione di riferimento, una delle più interessanti in questo caso per fare questo lavoro, si chiama Adobe Spark Post ed è un'applicazione che esiste per tutti i dispositivi, via web, come app, sia per l'iPad che per Android. In ogni caso avete bisogno di un'applicazione grafica. La particolarità di questa applicazione è che ci consente proprio di lavorare su un linguaggio iconico, a differenza di altre per le quali ci dobbiamo trovare invece le risorse, reperirle. Qui noi all'interno abbiamo tutto ciò che è necessario per non distrarci, quindi abbiamo per esempio delle palette di colori preformate, abbiamo una grafica che possiamo scegliere senza perdere troppo tempo andandoci a cercare o a costruire la nostra rappresentazione e quindi facilmente possiamo creare questa striscia. Perché? Perché possiamo concentrarci proprio sul contenuto, sulla scelta degli elementi e la loro disposizione. Una volta che abbiamo creato la nostra striscia, la stampiamo. Più carino è stamparla su una carta adesiva, altrimenti con forbici e colla i ragazzi la ritagliano. Vedete, hanno le strisce sulle quali stanno lavorando. Dove inseriscono queste strisce? Le inseriscono sul quaderno. Quindi noi non lavoriamo in digitale, non è un lavoro da svolgere in digitale, ve lo sconsiglio completamente. Per quale motivo? Perché noi lavoriamo ad un alto livello di astrazione simbolica e quando lavoriamo a un alto livello di astrazione simbolica è sempre meglio restare all'interno di una realtà concreta, quindi prendere in mano una matita, sfogliare le pagine di un quaderno, tenere il cervello ancorato a una base esperienziale che è proprio quella che poi ci consente poi di elevare invece il nostro piano cognitivo. Vediamo il secondo punto. Che cosa fa lo studente? Allora, abbiamo visto che attacca la striscia sul quaderno e comincia a vedere che cosa c'è all'interno di questa striscia. Questo lavoro viene svolto lo potete proporre ai vostri studenti individualmente oppure è preferibile lavorare in gruppo? Beh, io non escludo il lavoro indipendente, ma proprio per il fatto che stiamo lavorando a un livello simbolico è più importante, molto più interessante anche come dati che voi acquisirete, lavorare in piccoli gruppi di 3-4 persone. 3 persone è l'ideale, 4 va anche bene, 2 è un po' poco, e vi consiglio di operare in questo modo. Per quale motivo? Beh, per quello che vi ho spiegato prima. Non vi ho fatto prima il disegnino mostrandovi che esistono, che le rappresentazioni nodali di quello che voi proponete, di quello che viene recepito, sono diverse? Bene, vuol dire che le rappresentazioni nodali degli studenti che fanno parte di un gruppo a partire da determinati simboli saranno differenti, ma proprio questo scambio è quello che conta. Quindi attenzione,
Non ci interessa uno scambio sui contenuti, quindi che cosa, ciò di cui stiamo parlando. Ci interessa il metodo, ci interessa il fatto che i ragazzi si scambieranno ovviamente i contenuti, cercheranno di ricordare, andranno a vedere, eccetera, eccetera, ma quello che più importa è avere degli elementi per farli ragionare su un piano di astrazione. E quindi ecco che poi si mettono al lavoro per trovare i riferimenti. Come avviene questo lavoro? Il lavoro deve essere svolto qui sì, in modo indipendente, attraverso due accorgimenti. Il primo è che tutti scrivono tutto, cioè una volta che si è chiarito un determinato Scendiamo simbolo che ci sono delle a richieste in quale chat. contenuto, com'è? Scusa, che Ci sono delle richieste in chat, lo ma io segnalo non la leggo la solo. chat, lo È so. per quello. E non la leggo perché sto parlando e mi distraggo, quindi la chat non la leggo. Se poi volete intervenire, poi facciamo una chiacchierata orale, poi ne parliamo. Allora, che cosa fanno i nostri ragazzi? Quindi qui, cosa stavo dicendo? Sì, i due accorgimenti. I due accorgimenti sono questi. Allora, uno è che nel momento in cui si trova la spiegazione, la rappresentazione di un simbolo, questa spiegazione viene scritta sul quaderno. Come viene scritta? Beh, ognuno la scrive a suo modo, oppure se c'è un accordo, chiaramente scrivono tutti la stessa cosa. Ma guardate che, e questo è il secondo accorgimento, la richiesta non è quella di mettersi d'accordo su una rappresentazione simbolica. Attenzione, non stiamo lavorando sui contenuti. Non deve esserci un accordo sulla data della caduta dell'impero romano, non è questo di cui stiamo parlando. È chiaro che sulla caduta dell'impero romano deve esserci un accordo, ma noi non stiamo operando a livello di contenuti, stiamo operando a livello di manipolazione e rappresentazione di questi contenuti. Quindi questa indicazione deve essere data con precisione. Non deve essere concordato alcunché all'interno di questo. Il gruppo serve solo per scambiarsi le idee e le opinioni. Perché? Perché poi quando vi mostrerò lo schema che riguarda il principio di equivalenza dei concetti di Vygotsky, vi sarà molto chiaro il perché noi ci limitiamo a questa fase, cioè gruppo come scambio di analisi sul tema appunto che viene proposto. E quindi ecco che vengono scritti poi significati e questi significati sono scritti ovviamente, come vi dicevo prima, in modo autonomo oppure nel caso in cui ci sia una effettiva uniformità di vedute saranno comuni. Vediamo come vengono rappresentati adesso sui quaderni. Qui abbiamo una striscia e qui vedete che le indicazioni sono quelle di ridisegnare l'icona di riferimento, quindi non solo di scrivere a che cosa si riferisce, e quindi il tema, ma ridisegnarla. Perché ridisegnarla? Dunque, intanto vi devo dire che questi sono quaderni di ragazzi di scuola superiore, anzi di quinto anno a scuola superiore, quindi in vista dell'esame di Stato. Ve lo dico perché qualcuno potrebbe pensare che sia un po' ridicolo il fatto di ridisegnare questi concine quando magari poi non hanno neanche la capacità di. Ma il motivo è che noi non possiamo prescindere dal disegno. Perché? Che cos'è questo piccolo schizzo, anche così essenziale? Beh, è proprio la rappresentazione, la rirappresentazione della simbologia, però che passa attraverso la loro manualità. Quindi è il ritornare sulla terra dopo aver svolto un lavoro di astrazione importante, difficile, e quindi la sua riconcretizzazione attraverso ovviamente anche
la scrittura. Una scrittura che deve essere ordinata, non necessariamente bella, perché per esempio questo ragazzo non sa scrivere in corsivo, quindi si esprime così. È un peccato che la sua capacità di espressione sia limitata a un solo modo, che è questo, no? Però non importa, va bene, tu ti esprimi in questo modo, però deve esserci un ordine. Perché deve esserci un ordine? Perché dal disordine pensato e organizzato che noi abbiamo proposto loro, noi ricaviamo appunto l'ordine mentale del loro processo. Qui abbiamo un altro esempio, vedete come sono diversi, sono scritture in questo caso più sintetiche, ma sono state curate di più le immagini. E del resto vedete che questo ragazzo ha una predilizione per una certa estetica, no? Guardate questa strisciolina, il quaderno, no? L'ordine di questo lavoro rispetto a questo. Sono tutti elementi che entrano nelle nostre considerazioni, sono molto importanti per noi. Bene, adesso io vi propongo una prova cognitiva. Quindi vi ho spiegato come utilizziamo un po' così, insomma, grandi linee, ma penso che abbiate capito qual è il senso di questa didattica a strisce, in quale campo noi operiamo, qual è il legame con le competenze e quale quello con le conoscenze e come si può proporre un lavoro di questo genere. Adesso, se voi vi connettete al QR code che trovate qui, potete fare, ci mettete proprio 3 minuti, è molto semplice, potete fare questa rapida prova cognitiva, l'ho chiamata così, ma non c'è nessuno psichiatra che viene poi a prendervi a casa, però è proprio una prova cognitiva che ci consentirà ulteriormente di portare avanti le nostre considerazioni. Per chi ha difficoltà a maneggiare i QR code, adesso io copio il link, lo metto in chat e poi così ho l'occasione anche di vedere se avete scritto qualcosa. Quindi pronti, lo metto anche in chat. Ecco qua. Questo è il link per questo esercizio cognitivo. Nel frattempo potete anche parlare e naturalmente lasciamo 5 minuti per fare questo esercizio. Preferisco sempre parlare, quindi potete accendere il microfono tranquillamente, dire quello che pensate e se io sono in grado di rispondere ve lo faccio volentieri. Io avevo una domanda di chiarimento sulla domanda a cui devo rispondere. Sì. Sì. Ma una spiegazione sull'apicoltura vuol dire, nel caso io fossi in una classe e dovessi proprio spiegare bene l'argomento, in questo senso? Guarda, spiegare l'ho lasciato volutamente un po' aperto, perché? Oh. Per consentirvi di agganciarvi con quello che voi fate. E quindi la prima impressione è quella che conta. Quello che tu hai capito di dover fare è quello che normalmente fai e quindi si riferisce proprio a questo, a ciò che tu fai per spiegare. Perché se avessi scritto, fossi stato più preciso, avrei escluso qualcuno, magari, cioè non potevo precisare troppo il tipo di pratica che voi utilizzate. Agganciatela alla vostra pratica. Io invece volevo chiederti una cosa. Una volta che gli studenti hanno scritto la spiegazione del simbolo, e finisce lì il loro lavoro, quello di scrivere la spiegazione del simbolo? Sì, sul quaderno finisce lì. Non è solo una spiegazione, è un agganciare il simbolo a dei contenuti. E tieni conto che uno stesso simbolo, adesso lo vedremo, può essere agganciato a diversi contenuti contemporaneamente. Quindi abbiamo anche un racconto che può essere fatto all'interno di questo lavoro. Non tutti i ragazzi però sono in grado di farlo. Perché? Beh, perché il loro processo
lungo l'asse dello sviluppo cognitivo è diversificato. Sai, loro possono essere tutti allo stesso livello da un punto di vista delle conoscenze che hanno acquisito, cioè l'impero romano è caduto in un determinato momento e va bene, e lo sanno tutti. Ma la capacità invece di ragionare, la capacità di operare, direi quasi da un punto di vista matematico, con i dati della conoscenza, beh, questo invece presenta una diversificazione enorme all'interno di una classe. Però io quando gli propongo i simboli per me hanno un significato, cioè li estraggo da, ecco, la favola dell'apicoltore, o quindi per me hanno un significato ben preciso, cioè li ho presi da Certo, un. hanno un tuo Hanno un significato, mio significato, un tuo ok, significato, che non lo svelo. che non lo sveli, assolutamente non lo devi svelare, perché lo scopo è quello di favorire la rappresentazione simbolica, capisci? Ok. Vygotsky scriveva questo nel suo diario, no? Scriveva che i bambini piccoli in Russia chiamavano con un termine particolare la persona che gli faceva da mangiare, gli portava il mangiare. Loro lo chiamavano con un termine russo, di cui adesso non ricordo il nome, va bene. Però quello che era interessante è che questo termine russo era utilizzato dagli stessi bambini per indicare indifferentemente tutte le persone che facevano qualcosa per loro, insieme a tutti gli oggetti che queste persone utilizzavano per soddisfare le loro esigenze. Quindi chiamava con il termine X tanto la persona che gli portava la pappa quanto la pappa, tanto la persona, non so, che lo vestiva quanto il vestito. È stato molto interessante questa, è stata un'indagine che lui ha svolto. E perché? Perché beh, questa è la base di partenza dello sviluppo del pensiero logico, e cioè il pensiero logico procede per differenziazioni. Ma queste differenziazioni hanno a che fare con il processo di astrazione. Quindi io devo poter essere capace di astrarre dall'arnia, perché se io riconosco l'arnia solo in fotografia e non la riconosco in un disegno, e non la riconosco qui in una rappresentazione iconica, vuol dire che io sono a un certo livello del mio sviluppo cognitivo e non a un altro. Non so se mi sono spiegato, se è chiaro. Guardate, purtroppo questi argomenti erano argomenti che venivano studiati con grande interesse fino agli anni 90, eccetera. Poi sono subentrate scuole di pensiero un po' meccaniciste e facilone, io le definisco tra virgolette così, che riducono tutto a delle banalità e si è perso un po' il ragionamento invece che i grandi pedagoghi e psicopedagoghi hanno sviluppato dalla metà del secolo scorso fin verso la fine, su questi temi, che invece io voglio riprendere, che riprendo in parte, riprendo in questo webinar. Allora, possiamo vedere dei risultati? Vediamo un po' qualche risposta. Allora, quale immagine sceglieresti per sostenere una spiegazione sull'apicoltura? Allora, quasi tutti voi, quindi la maggior parte sceglie la fotografia. Poi l'icona in silhouette è al penultimo posto, la grafica flat è in mezzo, ma all'ultimo posto abbiamo il disegno. Vediamo il disegno. Qual era il disegno? Eccolo qua, il disegno è questo. Allora, prima di tutto io cosa posso notare su questo piccolo esercizio, che cosa vi posso dire? Attenzione a questo da un punto di vista metacognitivo, cioè quello che io sto facendo adesso, vi consiglio in qualche modo di appuntarlo proprio metodologicamente, perché? Perché vi darà delle indicazioni non tanto sul risultato di questo quiz, ma proprio sul modo di vedere questo argomento. Allora, cominciamo a confrontare la fotografia con il disegno. Perché il disegno è stato escluso? Quindi lo troviamo all'ultimo posto. Beh, perché all'atto di una spiegazione, tra un disegno e una fotografia, è chiaro che c'è una tendenza a
a privilegiare la fotografia perché il disegno non sposta così tanto la rappresentazione rispetto alla realtà che viene rappresentata da un'immagine fotografica. Quindi direi che è giù, da un punto di vista percettivo è giusto questo, è un segnale che, del modo con cui le persone si rapportano a una rappresentazione fotografica e un disegno che è abbastanza dettagliato. Ops. Però trovo interessante questo fatto, cioè il fatto che la fotografia sia cioè abbia vinto su tutta la linea in questo caso rispetto al disegno all'interno di una spiegazione. Perché trovo interessante questa scelta? Perché non sono sicuro che sia la scelta più interessante in tanti casi, e ripeto in tanti casi perché non stiamo parlando in termini assoluti, ripeto, non siamo in un discorso di comunicazione, siamo in un discorso di apprendimento. Quindi la domanda che io vi rivolgo è: ma siete sicuri che questa sia la scelta migliore rispetto a quello che voi volete ottenere? Perché ho l'impressione che questa scelta potrebbe essere stata compiuta per il fatto che, siccome si parla di spiegazione, quindi si parla di qualche cosa appunto di preciso che voi in qualche modo dovete trasferire ai vostri studenti, un'immagine dettagliata e inequivocabile come questa possa sostenere di più la precisione della spiegazione. Quindi ho dei dubbi che sia una scelta cognitiva. Cioè, voglio dire che l'insegnante spesso si pone più il problema di una corretta lezione, una corretta spiegazione, una corretta rappresentazione dei dati, che non quello di un corretto modo di presentare le cose affinché ci sia un effettivo apprendimento. Ecco, questa è la domanda che io vi pongo, ma ci riflettete per conto vostro, ovviamente. Perché? Perché, per esempio, se all'interno di una spiegazione voi aveste preso questa immagine, voi non avreste commesso un errore. Perché non avreste commesso un errore? Beh, perché la vostra spiegazione, avrebbe fornito quella precisione necessaria per restare all'interno di un contenuto che comunque deve essere appreso. Ma allo stesso tempo un'immagine così rarefatta, chiamiamola così, avrebbe, grazie alla vostra spiegazione, aiutato i ragazzi sulla strada di un livello di astrazione. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che era giusta questa risposta e sbagliata questa? No, assolutamente. Voglio dire però che voi dovete controllare il processo. Dovete capire quando, per esempio, può essere più utile questa soluzione rispetto a questa. Vi faccio un esempio. Siamo all'inizio dell'anno scolastico, avete una classe nuova, non conoscete nessuno, va bene, partite con delle belle immagini, piedi per terra, cerchiamo di non aggiungere degli elementi perché, la prima cosa che io, insegnante, devo capire è che ragazzi, che classe ho davanti, con che cosa ho a che fare. Quindi cercherò di evitare degli elementi che possono, diciamo, portare su strade diverse. Però poi posso anche essere libero di operare in questo modo. Posso anche, per esempio, affrontare un nuovissimo argomento, l'apicoltura mai fatto, proprio partendo invece da questo, sapendo che otterrò dei risultati molto diversi, ma posso lavorare su questi risultati perché è mia intenzione farlo. Poniamo che l'argomento dell'apicoltura sia un argomento tutto sommato abbastanza semplice, che, intorno al quale non perderemo troppo tempo e posso permettermi di sperimentare proprio un piano cognitivo, posso quindi un piano di competenze, posso permettermi di fare questo lavoro. Quindi vedete che, cioè, a parte
diciamo, la dicotomia tra immagine fotografica e disegno, che voi avete individuato bene e che ha un valore oggettivo, per cui possiamo tranquillamente scartare queste immagini, anche questa, il confronto tra la prima e l'ultima, rimane qualche cosa che afferisce al vostro ragionamento. Vediamo le altre risposte, andando un po' più veloce perché abbiamo diverse cosette da vedere. Poi dice: quale immagine escluderesti per sostenere una spiegazione sull'apicoltura? Allora, lo immaginavo che questo fosse il risultato, l'icona silhouette, cioè avete escluso proprio l'ultima immagine, invece non ci ritorno su, ma vi ho appena dimostrato che l'ultima immagine, cioè quella che voi avreste escluso, invece può essere interessante proprio anche all'interno di una spiegazione, diciamo così, forse anche abbastanza tradizionale come quella che vi siete immaginati dalla proposta che vi ho fatto. Vedete che non siamo in un mondo di logica aristotelica, siamo in un mondo di logica fazzi, cioè siamo in un mondo di logica sfumata dove la risposta non è 0 e 1, ma è compresa tra 0 e 1. Vediamo qui, favola, narrazione. Quale immagine sceglieresti per sostenere una spiegazione della favola di Esopo? L'icona, silhouette al 34%, un buon terzo. La fotografia, naturalmente, è l'ultima. Perché la fotografia è l'ultima? Ma perché, voglio dire, non siete mica scemi, cioè, perché è ovvio che se raccontate, c'è cioè la bellezza del significante del racconto, cioè della parola o dell'immagine sfumata che rimanda all'immaginario degli ascoltatori e quindi non è che gli piazzate lì tutta la realtà bella e buona per raccontare, quindi vengono meglio dei disegni, eccetera, o addirittura l'icona flat e l'icona silhouette che sono quelle che avete scelto. Qual è la differenza, brevissimamente, tra queste due immagini, quindi l'icona flat e l'icona silhouette rispetto all'immagine fotografica e parzialmente al disegno? La principale differenza è che contengono meno dettagli, quindi siamo di fronte a una minore informazione. Se l'informazione è minore, è chiaro che l'informazione mancante chi la inserisce? Beh, la inserisce chi vede l'oggetto, quindi lo studente in questo caso, è lui che deve inserire le informazioni mancanti. Qui ne inserisce abbastanza, qui ne inserisce molte di più addirittura. Quindi siamo a livelli di astrazione, di simbolizzazione molto diversi. Poi vediamo l'ultima risposta, è questa. Quale immagine escluderesti per sostenere una spiegazione della favola di Esopo? Ovviamente viene esclusa l'immagine silhouette e quindi in questo concordiamo perfettamente, cioè le risposte concordano perfettamente con la risposta alla prima domanda, infatti questa è complementare alla prima ed è la controprova che il modo di ragionare è proprio quello, perché la avete invece lavorato con le immagini e qui invece escludete appunto l'icona silhouette. Poi quello che è più interessante per voi è il disegno. Perché il disegno? Perché probabilmente il disegno un po' racconta, un po' no, lascia un certo spazio, ma allo stesso tempo non un terreno così vuoto. Ora, di questo terreno vuoto, parliamone un secondo. Lasciamo del terreno vuoto, lasciamo i ragazzi proprio di fronte al vuoto che noi non necessariamente dobbiamo riempire. Pensate, noi siamo lì, ci siamo con loro. Oggi poi abbiamo anche i mezzi della didattica a distanza, per cui siamo più in comunicazione ancora con loro perché possiamo più facilmente anche intervenire anche fuori dalle lezioni normali, c'è un contatto, ci sono piattaforme e così via. Dunque, questo contatto che noi abbiamo con i nostri studenti a volte può essere un contatto troppo organizzato, a volte può essere un contatto che è troppo volto a ottenere la prestazione. Questo è chiaro perché alla fine dobbiamo stabilire delle valutazioni e stabiliamo queste valutazioni riempendo delle griglie, griglie di valutazione, delle conoscenze, griglie di valutazione, delle competenze. Ora, la griglia
Nel caso della competenza, se noi l'agganciamo al discorso di una logica simbolica, vedete che la griglia non può essere predefinita. Perché se noi avessimo predefinito la griglia, queste risposte che voi avete dato sarebbero da considerare sbagliate. Come le collochiamo dentro la griglia? Come diavolo facciamo a collocarle? La griglia delle competenze non può che essere fatta alla fine e non all'inizio. Io posso sapere quando cade l'impero romano, lo stabilisco, prendo la mia casellina, ci scrivo qui la valutazione, il punteggio attribuito per questa conoscenza, il grado di complessità della conoscenza, tutto quello che volete, lo posso stabilire prima. Ma io non posso stabilire prima se il mio studente è in grado di lavorare a questo livello di decodificazione. Ma lavorare a questo livello di decodificazione, che cosa significa? Significa una cosa di straordinaria importanza che vi spiego immediatamente. Qui come mai? Dove siamo finiti? Riepilogo. Dov'è? Riepilogo. Eccolo qua. C'era l'ultima. Quale immagine racconta di più? Beh, chiaramente è quella della fotografia. È chiaro, è l'immagine che racconta di più. La risposta era scontata. Invece io su questo ho dei dubbi. Ecco, su questo punto ho proprio dei dubbi. Ho proprio dei dubbi che la fotografia racconta. Guardate che in questo caso la risposta è sbagliata. Perché? Perché l'immagine in sé non racconta. L'immagine ci dice qualche cosa, cioè ci dice che qui siamo all'interno di, c'è un apicoltore con un alveare e questo apicoltore sta facendo qualche cosa. Vedete, non abbiamo discussione, non si può discutere. Se uno studente ci dicesse che questo è un operaio del reparto verniciatura e che sta verniciando dei pezzi di automobili, poniamo, no? E noi individueremo questo come un grosso problema, un problema che ha un referente cognitivo molto strampalato e strano sul quale bisogna lavorare, che potrebbe essere dato da questo camice bianco che chissà per quale motivo lui lo va a associare addirittura a una cosa di questo genere. Quindi non c'è discussione possibile su un'immagine. Qui abbiamo un po', diciamo, non c'è discussione neanche su questo, un pochettino meno perché il dipinto è. Qui abbiamo già da discutere perché che sia il contesto dell'alveare è vero, ma che cosa stia succedendo e quale sia il racconto, qui abbiamo tutto da discutere. Cioè qui abbiamo una narrazione da creare. Ora, la narrazione, per essere narrazione, non può essere invasiva. Cioè, voi non andreste, ma neanche al cinema, dove il racconto viene svolto in tutti i suoi dettagli, voi vedreste un film senza un minimo di suspense. E che cos'è una suspense? Beh, la suspense è una elisione del racconto, della narrazione, è qualcosa che voi non sapete, che pensate che debba accadere qualche cosa, ma non sapete cosa, perché se voi sapete già tutto, non c'è storia. Che storia c'è? Quindi ciò che racconta proprio meno di tutte è questa immagine. Perché l'immagine non racconta, siete voi che raccontate, voi spettatori, che mentre la storia va avanti, voi vi aggiungete alla storia stessa. Infatti, perché è più da un punto di vista proprio cognitivo, è più interessante la letteratura di un film. Ma perché la letteratura è linguaggio simbolico, è tutto significante. Voi leggete di Frank che entra in un bar e Frank entra in un bar, punto. Potete descrivere il bar finché volete, ma confrontatevi con vostro marito, vostro figlio e avrete due bar diversi, avrete due Frank diversi. Avrete due impressioni diverse. Voi ascoltate un radiocronista o una radiocronista parlare per anni alla radio, poi andate a una fiera, vi siete immaginati un certo tipo, una certa tipa, e ve ne trovate un altro completamente diverso. Perché? Ma perché la parola è significante. Qui invece c'è un referente concreto. Qui si perde la simbologia, non c'è simbologia, qui è questo, e chi dice che non è questo, c'è un problema da affrontare. Quindi, proprio nel racconto, invece, devono esserci questi elementi. Allora, qual
Però questo fa parte del nostro modo di vedere le cose. Qual è il nostro? Beh, il modo di vedere degli insegnanti, perché gli insegnanti vogliono che il racconto sia così, sia preciso, perché il contenuto da trasmettere deve essere appunto, deve essere preciso, perché questo è il risultato a cui si vuole ottenere, perché tutta l'attenzione non è dedicata al processo di apprendimento, ma alla correttezza di un meccanismo di insegnamento e non il processo di apprendimento. Quindi attenzione, naturalmente voi potete utilizzare anche questa immagine, solo questa immagine, per raccontare anche per esempio tutto uno sviluppo della storia, no? Quindi potete creare dei buchi o dei momenti di suspense anche in altro modo, eh? Quindi attenzione a questo, però volevo farvi riflettere su questo aspetto. Torniamo a noi. A noi. E vediamo rapidamente la base teorica di tutto ciò che vi ho raccontato. Molto semplicemente, perché, ripeto, non possiamo approfondire, e poi questo disegno l'ho creato anche per un altro webinar, magari qualcuno di voi ha partecipato, e quindi non voglio ammorbarlo con cose che ho. Però se non affrontiamo un attimo questa questione, non ne usciamo, perché non capiamo proprio qual è il fondamento di quello che stiamo facendo. Vygotsky, nei suoi studi, in particolare in Pensiero e Linguaggio, che è un libro straordinario, molto complicato da leggere, ma che vi consiglio proprio di leggere e studiare, nell'unica traduzione corretta, perché ricordiamo che Vygotsky scriveva in epoca staliniana, quindi le sue opere sono state manipolate, e nell'unica traduzione corretta italiana, che è quella di Menicacci, quindi se dovete leggerlo, fate presto a capire se l'opera che leggete è tradotta male questo termine. Se voi trovate area dello sviluppo prossimale, la traduzione è sbagliata, si rifà a un'opera manipolata dallo stalinismo. Se invece voi trovate area dello sviluppo prossimo, ecco, area dello sviluppo prossimo è la traduzione corretta del termine, e quindi vi ho dato anche un elemento per decodificare eventuali opere che voi poteste avere di questo autore. Allora, che cosa dice? Però andiamo a bomba. Vedete questi due poli. Allora, questo è il polo, diciamo così, della realtà, no? Da dove parte il pensiero. Il pensiero parte da qui, diciamo da zero, no? Il bambino nasce e poi comincia a sviluppare il suo pensiero. E questo è il polo dell'astrazione. Il polo dell'astrazione è stato rappresentato graficamente. Per quale motivo? Perché io devo mostrarvi qualche cosa, e quindi se vi mostro qualche cosa deve esserci un'immagine chiusa sulla quale io possa ragionare, ma in realtà non esiste un polo dell'astrazione, cioè non esiste una tappa lungo il processo dell'astrazione. Come posso spiegarvi questo? Quando voi affrontate nella vostra vita dei problemi che si presentano di una complicazione maggiore rispetto a quelli precedenti, voi state compiendo un salto verso il polo dell'astrazione, ma non lo raggiungerete mai questo polo, perché non esiste un limite alle capacità di astrazione. Forse potrebbe esistere un limite al cervello, questo non ve lo so dire tecnicamente, ma non esiste. Perché? Perché i nodi dell'astrazione sono combinati fra di loro e funzionano in questo modo. Guardate, sull'asse dei meridiani, quindi, abbiamo dei nodi che rappresentano che cosa? Rappresentano dei concetti. Che cos'è un concetto? Beh, un concetto è che, non so, io dico, sei stato al mare? Sì, sono stato al mare, però non intendo il mare di Camogli dove sono stato l'altro giorno. No? Intendo il mare in generale. Quindi quando io parlo di mare non ho in mente un referente visivo. Per il bambino non è così. Per il bambino quando parla di mare parla di Camogli, punto. O parla di Camogli di qualcosa d'altro. Prima di arrivare a una simbolizzazione del concetto, naturalmente deve percorrere una certa strada.
Allora, questi sono i concetti, quindi c'è, come dire, una certa evoluzione, no? Nella capacità di astrazione. Pensate che cosa vuol dire, non so, capire alcuni concetti della fisica quantistica, un oggetto che può passare, una molecola che può passare contemporaneamente attraverso due aperture, per dire, no? Per capirlo, ecco, c'è bisogno di certe funzioni matematiche e così via. Lungo i paralleli, invece, lungo i paralleli, vengono messi i concetti che hanno, come lo possiamo chiamare, non lo stesso significato, ma la stessa intensità. Se fosse una carica elettrica, noi diremmo che hanno la stessa carica elettrica, cioè sono quantitativamente e qualitativamente corrispondenti. Sono lungo questo asse, ma per semplicità, perché in realtà la rete è, in questo caso è molto più complessa e dinamica, no? È solo per farvi capire. Che cosa succede? Allora, succede che se io, grazie al lavoro della striscia, ho determinato un progresso cognitivo, poniamo in questo punto, in questo, non so, lungo questi assi, è tutto il meccanismo che viene spinto in avanti. Perché? Perché vedete che, per esempio, questo meridiano è collegato, guardate, sono concetti dello stesso colore, quindi della stessa intensità, e si spinge fino qui. Ma vedete che io, questo diciamo per semplificare, che questa è la letteratura che io ho svolto con la striscia, vedete come si insinua però dove? Anche nel dominio di concetti diversi, anche in campi differenti. E il movimento avviene su questi tre assi, anche in profondità, quindi adesso non lo vedete, ma immaginate che, per esempio, questo puntino non sia sulla superficie esterna, ma all'interno, proiettato. Quindi è un movimento di questo genere che avviene. Quando si sposta uno di questi nodi, si spostano, subiscono delle conseguenze anche altri. Qui noi abbiamo un fondamento, proprio il fondamento teorico dell'apprendimento disciplinare. Uno, perché l'apprendimento deve essere disciplinare e non può essere diversamente, cioè non possiamo creare una sorta di materia unica che parla un po' di tutto, perché i concetti prima di tutto sono caratterizzati all'interno del loro ambito. E poi abbiamo chiaro del perché noi proponiamo di studiare delle cose che non hanno anche delle utilità pratiche. Per esempio, non so, si studia il latino, che è una lingua morta dove tutto è stato tradotto. Per cui spiegatemi a cosa serve fare delle traduzioni di latino, visto che è già tutto stato tradotto. Beh, serve per questo. Serve proprio per il fatto che il latino, e tante altre cose, naturalmente, delle cose di letteratura all'interno della letteratura e così via, servono non tanto per acquisire quei contenuti, ma per che appunto poi hanno un'utilità pratica relativa nel mondo reale, ma ci servono proprio per spingere il più avanti possibile le capacità di astrazione logiche dei nostri ragazzi e di noi stessi lavorando con loro. Cioè, in sostanza, serve per diventare più intelligenti. Questa è la questione di fondo. E la tecnica che io vi ho proposto serve a questo. Ma nel momento in cui noi diventiamo più intelligenti, cioè il nostro pensiero si spinge sulla linea dell'astrazione, noi apprendiamo anche delle conoscenze. E già, vi ricordate i ragazzi come lavoravano sulla striscia? E beh, se li devono andare a rivedere quei testi, li devono andare a rileggere quelle poesie, quei contenuti, devono andare a rivedere la storia dell'apicoltore di Esopo per poter lavorare su quella striscia. E dunque non c'è una separazione così netta tra i contenuti, le competenze, se noi lavoriamo all'interno del quadro concettuale che è quello che definisce realmente, ed è il solo a definire realmente il progresso cognitivo dei nostri studenti. Basta, la faccio. Mi appassiona queste cose, potrei anche andare avanti all'infinito. Questo è il discorso sulle discipline, mi ero dimenticato che, sempre per amore della mia precisione, che a volte è del tutto inutile, ho preparato anche questa pagina. Vedete, le discipline si intersecano fra di loro. Una striscia qui ha delle influenze qua, ha delle influenze lì. Quindi, se voi cercate di operare anche in questo modo, voi sarete felici gli insegnanti di matematica, voi sarete felici gli insegnanti di chimica, voi sarete felici gli insegnanti di grammatica. Quindi di tutte quelle discipline dove è richiesto una capacità anche,
appunto logica di astrazione importante. E quindi è questo il movimento. Un concetto ha più valori e perde di unicità, quindi voi non dovete pensare a un concetto come a qualcosa di statico che si riferisce solo a qualcosa. Quindi qui io però adesso chiudo su questo discorso, ve lo mostro solo perché necessita un webinar e penso che metterò in cantiere un webinar sulla valutazione, ma sarà un webinar che, ve lo dico già subito, completamente diverso e fuori dagli schemi classici della valutazione, perché? Beh, perché qui noi abbiamo un problema che è quello di capire in che modo possiamo stabilire dei criteri di valutazione a quel livello lì. Dobbiamo stabilire, vedete, un quadro all'interno del quale ci siano le discipline, non la disciplina, ma le discipline, e quindi le competenze, i concetti, le conoscenze, ma sapendo che le competenze, cioè il piano dell'astrazione, questo non può essere predefinito, questo verrà con il tempo e quindi dobbiamo creare una griglia a matrice. Le griglie a matrici sono quelle griglie che si usano anche nella programmazione informatica, perché diciamo, è l'esperienza che io conosco, e che consente di stabilire delle relazioni tra diversi elementi e quindi poi di far determinare delle azioni successive sulla base di queste relazioni. Ma è questo che bisogna fare. E quindi bisogna abbandonare invece la griglia preconfigurata e statica che noi siamo chiamati tante volte ad adottare. E vediamo che cosa abbiamo. Eccolo qua, l'ultima cosa, e poi un bilancio finale, domande, chiacchierata sulla logica Fazzi. Tutto questo si riferisce a che cosa? Beh, all'epoca di Vygotsky nessuno si poneva questi problemi, erano gli anni 30, però negli anni 60, negli Stati Uniti, alcuni matematici hanno creato questa logica, ho scoperto, diciamo così, ho codificato questa logica che viene chiamata Fazzi, cioè logica sfumata. Curiosamente questa logica ha avuto un successo straordinario nei paesi asiatici, per esempio in Giappone. Voi pensate che in Giappone ci sono intere catene produttive, quindi fabbriche con catene di montaggio, che funzionano attraverso l'applicazione dei criteri della logica Fazzi, che sono dei criteri molto curiosi. Vi faccio solo questo esempio e poi lascio alla vostra curiosità, alla vostra fantasia, ulteriore documentazione. Noi, logica tradizionale aristotelica, che si basa appunto sul principio di non contraddizione, terzo escluso, eccetera. Noi abbiamo delle bottiglie. Alcune bottiglie contengono acqua e due di queste contengono veleno. È semplice risolvere questo quesito perché noi sapremo esattamente qual è la percentuale di probabilità che abbiamo di bere del veleno anziché dell'acqua. Perché lo sappiamo? Perché è una percentuale di bottiglie in rapporto a un numero dato. La logica aristotelica si basa sulla distinzione. Se questa distinzione salta, cioè se salta la distinzione tra veleno e acqua, salta la logica aristotelica. Ma guardate che nella vita la distinzione esiste. Quando voi andate al panettiere, voi andate al panettiere e comprate il pane, salite su un'auto ed è un'auto. Ma se voi andate dal macellaio a comprare il pane non funziona. Se voi pensate di guidare il tram pensando di essere sulla vostra auto, non funziona. La distinzione serve nella vita di tutti i giorni, ha risolto tante cose, ma la vita di tutti i giorni non funziona attraverso le distinzioni. La vita di tutti i giorni funziona così. Prendiamo le bottiglie di veleno, prendiamo le bottiglie di acqua e le mescoliamo. Adesso ditemi voi, qual è la percentuale che la casistica, come fate a studiarla? La matematica tradizionale non risolve questo, ha bisogno di una logica diversa, deve applicare delle formule. E la logica Fazzi permette di risolvere attraverso delle equazioni particolari, eccetera, eccetera, questo rapporto perché? Perché qui entrano in gioco una serie di fattori, tutta una serie di fattori, per esempio il calore, per esempio il liquido, per esempio il movimento, tante cose.
rientrano. Cioè, non abbiamo più un valore compreso tra, cioè un valore che può essere falso o vero, logica tradizionale, logica anche informatica, vero o falso, uno o due, ma abbiamo una logica sfumata, cioè un risultato compreso tra uno e due. Lo sto scrivendo, sfuma. Sfumata. Vi invito a ragionare. Poi ci sono anche i principi della logica dialettica, per esempio la quantità che diventa qualità. Quindi la logica è un mondo molto interessante, ma è vario, e che però è tutto legato a questo discorso, a questo, e non a l'impero romano è caduto nel 470, cos'era, 4 dopo Cristo. Quindi adesso gli ultimi 5 minuti, se siete ancora disponibili a stare con me, vi voglio mostrare Si scappa un due po'. trucchetti. Sarete forse un po' stanchi. Vi voglio solo mostrare due trucchetti per usare Spark, Adobe Spark, oppure se pensate che sia meglio invece concludere facendo una chiacchierata. Vedete voi, ditemi qualcosa. Sarebbe bello capire come funziona. A me piacerebbe anche perché ho provato, come ho scritto, sono un po' imbranata, quindi. No, non esiste imbranato. Esistono delle forme di pensiero che sono standardizzate, ma l'imbranato non esiste. Allora, abbiamo aperto Adobe Spark. Come scaricarlo, eccetera, vi ho dato il link, no? Io la uso da tablet perché è la cosa più interessante. Intanto perché siamo nel mondo della creatività, quindi stare fissi davanti a un computer seduti a una scrivania non è carino. È bello stare sul divano, no? Con una penna, così, col proprio tablet, eccetera. Vediamo qui, per esempio, andiamo a prendere, eccola qua, prendiamo una didattica a strisce, questo che voi avete visto. Allora, che cosa fate? Fate così, adesso entro in una striscia già fatta, ma voi potete prendere un modello qualsiasi e poi lo cambiate oppure partire da zero. Vedete che quando potete partire anche da un modello quadrato, rettangolare, quello che pare a voi, non ha nessuna importanza, perché poi, eccolo qui, quando siete qui dentro, voi potete ridimensionarlo. E potete ridimensionarlo anche con le vostre misure. E queste sono le misure che io vi consiglio di prendere nota. Quindi abbiamo una larghezza che è intorno ai 3000 pixel, quindi segnatevelo pure, una lunghezza. Perché questa lunghezza va bene? Perché questa lunghezza va bene per diversi monitor, va bene come PDF, va bene come immagine, va bene anche da stampare, da attaccare sul quaderno, va bene, va molto bene. Quindi intorno ai 3000 pixel e qui diciamo dagli 800 anche in giù potrebbe essere anche 400 pixel, anche la metà di questo verrà una striscia chiaramente meno alta, più stretta e lunga. Quindi primo punto, ricordatevi che potete modificare in modo personalizzato, lo trovate qua all'inizio, personalizzato le dimensioni, molto importante. Però vedete anche che Adobe Spark vi offre tutta una serie di modelli, per cui se non volete neanche sbattervi per questo, boh, usate per esempio LinkedIn oppure usate i modelli per Facebook, eccetera. Poi che cosa vi posso dire? Vi posso dire, usate il linguaggio iconico, come si usa il linguaggio iconico in questo caso. Quando volete inserire un oggetto, ecco, quindi siamo entrati, avete il vostro modello, avete modificato le dimensioni, c'è cioè il pulsante aggiungi, molto semplice. Aggiungi che cosa? Aggiungiamo un'icona. Icona andiamo a cercare. Cerchiamo per esempio l'icona. Vediamo apicoltura cosa viene fuori. Cioè, voglio dire, ne avete? Già qui si pone un problema interessante rispetto a tutto ciò che vi ho spiegato.
quale scegliete, questa o questa? Perché questo è un apicoltore e questo potrebbe essere qualcuno con una maschera per il Covid, no? Ma la risposta non c'è, come vi dicevo prima, perché dipende dal processo che voi state intraprendendo e dall'osservazione che voi avete nei confronti dei vostri ragazzi. Guardate, questa potrebbe essere un alveare con delle api, ma questo potrebbe essere un quadro astratto, una rete, una griglia, potrebbe essere, come si chiama, dove passa l'aria, una grata, no? Per l'aria condizionata. Capite, non è interessante tutto questo? E quindi la scelta proprio dell'iconografia è di fondamentale importanza. Poi, quando avete scelto la vostra icona, è semplice perché la ricollocate dove volete, come volete. Io vi consiglio di scegliere delle soluzioni grafiche e non di altro genere. Poi il testo, va bene, volete inserire un testo? Aggiungi più e aggiungi testo. E che testo inserisci? Vediamo un po'. Ape. Perfetto, guardate che testo viene fuori. Non è tanto bello questo, perché? Perché è bianco così, c'è uno sfondo. Allora cosa faccio? Beh, guardate qui che cosa avete a disposizione. Avete a disposizione, per esempio, colore. Colore interessante, quindi potete cambiare il colore, modificarlo, cercare il colore che piace a voi, regolare poi la trasparenza. Insomma, avete tutte le vostre operazioni da fare. Avete la dimensione, allineamento, stile, guardate qua, curvato per esempio, oppure a griglia, avete delle nuove rappresentazioni come questa, per esempio, potrebbe star bene questo, no? Un titoletto così, ape. Ad esempio, qui dovete veramente guardare e perdervi, perché osservate anche questa ruota che vi propone lei, degli stili che stiano bene con la grafica, cioè si intende con i colori e con la disposizione delle immagini, la composizione del colore sulla pagina. Ecco. Poi se non vi piace, annulla. Poi cosa potete fare? Potete scegliere i colori della striscia. Questo è molto importante. Perché? Perché io immagino che se non c'è tra di voi qualcuno che l'ha studiato questo argomento, non può sapere. Vabbè che voi, le insegnanti donne, sanno abbinare i colori, quindi forse hanno meno problemi di noi, ma diciamo, per noi è un problema l'abbinamento del colore. Quindi io preferisco avere delle palette già pronte e poi decido se andare su colori più freddi, che quindi potrebbero essere colori meno emotivi, che esprimono meno sentimento, oppure con colori più caldi, oppure con colori che offrono delle combinazioni interne. Guardate cosa succede se cambio la palette di colori. Per esempio, scelgo, non lo so, questa. Scelgo questa palette e lui cosa fa? Mi ricompone tutto secondo la nuova palette, oppure questa, o questa, o questa. E poi ancora all'interno della palette, vedete questo binario? Questo binario è incredibile, perché io faccio clic così e quindi varia il rapporto tra i colori all'interno della stessa palette che mi viene proposta. Ora immaginatevi invece di avere un'applicazione grafica che vi propone la ruota dei colori. Ma cioè, forse qualche collega che è capace proprio negli abbinamenti, è un dio degli abbinamenti, riesce a trovare gli abbinamenti giusti. Invece così, vedete, avete... E poi, cosa significa? Cosa date più importanza? Osservate. Trovo interessantissimo questo. Poi cosa potete fare? Poi potete aggiungere delle piccole animazioni, eccole qua, quindi questi sono legati ai testi, vuol dire che i testi possono entrare in un certo modo, uscire... Così non c'è, no, però ovviamente se poi stampate la striscia le animazioni non le vedete, no? Questo è chiaro. Quando avete finito, quindi è tutto qui, guardate, c'è veramente poco perché poi dovete esplorare
le varie possibilità. In aggiunta, ovviamente, avete la possibilità di aggiungere, per esempio, immagini o di aggiungere dei brevi video, sono piccole animazioni in sostanza, e le immagini le potrete anche cercare gratuitamente. È interessante perché, per esempio, ape, cerchiamo ape. Anche se io non lo consiglio di utilizzare appunto fotografie, beh, cerca l'ape. In questo momento ha un'evidente confusione tra api e scimmie, deve avere un problema cognitivo questo strumento oggi. Comunque voi cercate api e Probabilmente normalmente. perché usa la lingua inglese. Sì, la usavo una volta solo lingua inglese, però ho visto che. Proprio l'ho visto, guarda, qualche settimana fa che invece accettava anche in italiano. Allora forse non è ancora completato questo processo. Però in inglese hai ragione. Se digitate i vocaboli in lingua inglese, lui problemi cognitivi non ne ha. Come si poi pubblica questo lavoro? Beh, si pubblica così. Tolgo questo col cancellino, quindi qui è semplice perché potete salvare l'immagine, quindi è banalissimo, quindi l'immagine qui viene salvata nel vostro rollino fotografico o se siete al computer sul desktop, oppure potete salvarlo come modello condivisibile. Questo credo se avete l'applicazione a pagamento, non mi ricordo se. La versione gratuita fornisce anche questa opzione. Se avete l'opzione a pagamento, c'è addirittura un'opzione per le scuole, potete acquistare delle licenze per la scuola. Qui vuol dire che voi potete lavorare anche con i vostri studenti o i vostri colleghi alla costruzione di questi elementi. E poi, eccolo qua, potete copiare il collegamento. Qui la pubblicate in Instagram, messaggi e tutto il resto, ma il collegamento che cos'è? Il collegamento è che questa striscia può essere pubblicata all'interno dei server di Adobe. Rimane privata, nessuno vede naturalmente questa cosa, però voi avete un link, avete visto che è apparso il termine appunto copiato, avete un link e questo link lo potete distribuire, quindi i ragazzi possono vedere quest'opera anche via web. Ma quello che a me invece premeva è che questa striscia bisogna manipolarla e quindi è bene lavorare proprio stamparla e poi incollarla. È tutto qui. Bene, abbiamo fatto una bella tirata, ma veramente di cose da dire ne avrei molte su questo tipo di ragionamenti e metodologie. Quindi faremo anche altri webinar, sicuramente, se non vi ho ammorbato eccessivamente e avete trovato interessante la cosa, non so, possiamo parlarne un attimo. Io ho anche un appuntamento fra poco, quindi ditemi. Ah, ecco qua, scusate, l'ultimissima cosa che vi propongo. No, dov'è? No, basta, siamo, sì. No, beh, i sondaggi li abbiamo fatti, abbiamo fatto tutto, sì. Basta, allora, che mi dite? Interrompo la condivisione. Vedo che siete rimasti qua un po', eh. Ciao Alberto, Fatemi vedere ciao. i vostri volti, come sono. Eccoli qua. Ornella, Ornella, come sei? Fai vedere? Ornella è più di là che di qua. Manuela, Chiara. Chiara è morta. È lì che. Mi senti, Alberto? Sì, ditemi, ditemi. Brevi, Ah, fate delle brevi osservazioni così rispondo brevemente perché poi appunto devo lasciarvi tra 10 minuti. ok, grazie ancora perché ci porti, diciamo, su un altro pianeta. La scuola italiana ha tante, tante difficoltà, tra cui anche quell'argomento che affronterai, che è la valutazione. Prima di arrivare alla valutazione c'è tutta questa storia della logica,
che è una logica che, come dire, ci attanaglia e non ci permette poi di avere una didattica a misura dei ragazzi. Questa qui è un po' la mia considerazione. La domanda, che poi è una domanda un po' da ridere, cosa ne pensi del nuovo ministro dell'istruzione? Non so chi è, non ho seguito. In questi giorni sono stato... ho preparato il webinar e poi anche ho una serie di cose da fare con i miei studenti, quindi non ho neanche letto i giornali. Cos'è successo? Patrizio Bianchi. Non so chi è. Sì. Beh, mi sembra, diciamo, una persona molto preparata, ma un po' della vecchia scuola, insomma. Capito, adesso mi informerò, vedremo, ne parleremo. Ha fatto l'assessore in Emilia Romagna, regione Emilia Romagna, assessore all'istruzione. Ho capito. Scusate, io a volte poi con i nomi e cognomi, uno mi dice nome e cognome, non... Io a proposito di sviluppo cognitivo, sono quello che se incontra il macellaio per strada non lo riconosce perché non ha la cosa, la casacca bianca, il coltello insanguinato, eccetera, quindi... Sì, ho capito. Beh, però comunque io so che lui è una persona che ha lavorato su diversi fronti, vedremo che cosa farà. Vedremo. Certo che oggi, diciamo, parlare di didattica è un po' complicato, no? Perché l'attenzione è rivolta ad altre questioni, chiaramente. La salute e tante altre cose, insomma, sono in primo piano, no? Però io vi propongo... proprio anche in questo momento così difficile di dare una botta di vita con la didattica e con queste riflessioni, perché sono sempre interessanti. E poi guardate, non lavorate con degli esplosivi in una polveriera, quindi qualsiasi cosa sbagliate non succede niente proprio, dunque avrete fatto una striscia che non andrà bene, cioè la butterete via. Si può avere la registrazione, cioè la registrazione disponibile, sì, di questo? La stiamo registrando, poi la devo montare perché taglio un po' di cose per renderla un po' più fruibile. E poi la riceveremo nell'indirizzo? Vi scrivo, sì, certo. Perfetto, io devo salutarvi purtroppo. Figurati, bene. Bello, hai trovato grazie. Interessante Flavia, sì? Assolutamente sì, sì. Veramente interessante, mi è piaciuto molto. Grazie mille. Bene. Fa piacere. Arrivederci. Grazie a te. Ma allora, ciao. Alberto, io volevo farti una domanda. Mi chiamo Paolo. Dimmi tutto. Paolo, la mia domanda è questa. Diciamo la striscia, per esempio, in riferimento ad una storia di letteratura o cose di questo tipo. Tu la prevedi di fare come momento riepilogativo di una storia che è già stata raccontata, di contenuti che sono già stati trasmessi, o come anticipazione? Sì, loro... ma sai, io lavoro con ragazzi... dell'istituto professionale, quindi hanno una mentalità molto operativa e non sono abituati a ragionare molto sul piano simbolico, quindi preferisco che prima loro abbiano un'esperienza e poi però se lavorassi a un altro livello, ma addirittura magari in un liceo classico dove è il contrario il rapporto, cioè laboratori quasi zero, esperienza pratica quasi nulla, potrei benissimo operare in quel modo lì. Quindi perfetto, la risposta è sempre un po' adattata al contesto. Dipende dal contesto. Direi di sì. Grazie. Invece volevo chiederle, io insegno in una scuola primaria. Sì, del tu ci diamo. Ok, volevo chiedere, appunto, sì. Insegno in una scuola primaria e sì. La posso proporre, è una cosa che posso Caspita. Proporre anche lì. Sì. Assolutamente, come no? Magari con una complessità un po' minore, no? Può essere una striscetta, anziché una strisciona, okay. No? Ma certo, certamente. Per i bambini poi diventa anche un gioco andare a reperire all'interno di una storia i simboli, la loro simbologia, e soprattutto sarà sorprendente, ci sarà da ridere, quando qualcuno dirà che quello è un operatore Covid e non un apicoltore, perché ci sarà di sicuro questo. Okay. E quindi anzi, io giocherei proprio su questo, cioè giocherei sul fare in modo che ci sia l'inganno, che questo inganno non sia così terribile da non portare a nessuna parte, però che ci sia, sì. E quindi mi consigli, se mi riallaccio alla domanda che ti ha fatto prima il collega,
Quindi mi consigli di presentare prima la striscia e poi magari fare la storia io in questo... Sai, potresti anche fare una cosa con i bambini, potresti presentare gli elementi di una striscia, poniamo la favola di Esopo, no? Sì. E immaginare che favola si tratta. Ragazzi, questa è una favola, che favola è? Così loro si inventano delle favole, e sicuramente nessuno, perché non credo che conoscano Esopo, chiaramente, no? E dunque, e poi tu gli presenti la vera favola. Allora è interessante, perché ci sarà sicuramente chi dirà, ma allora abbiamo sbagliato. No, attenzione, no. Non è sbagliato, questa è la questione, nessuno ha sbagliato, è solo che lui è Esopo. Se volete diventare Esopo, dovete mangiare un po' di spaghetti, direi. Ok, grazie, grazie. Interessante, non ero, non conoscevo una cosa del genere. Non... ma perché qui sono le competenze, davvero... queste sono le competenze che permettono di lavorare sulle diverse discipline, e non le competenze del saper fare, Sì. Quelle sono le cretinate delle competenze, ma queste sono le competenze logiche, le competenze logiche. Sì. Grazie. Berto, posso? Posso? Sì. Ciao. Allora, dicevo, ciao. Bellissimo, perché mi ha fatto migrare proprio da informatico di origine verso la logica Fazzi che non conoscevo. Te ne ringrazio immensamente, che sai che sono appassionato di Vygotsky, ma tutta questa parte qui non la conoscevo, anche perché io l'ho conosciuto a pezzi, lavorando con una collega nel 92 di italiano nel progetto Rete, quindi grazie per questo. Poi, molto interessante Alberto, io mi aspetto molto dalla valutazione, che a questo punto mi hai messo veramente in aspettativa per la valutazione, perché sì. E quello sarà molto interessante poi comprenderla, sì. No? E quindi, voglio organizzare un webinar su questo, ma... lo faremo tra un po', perché è difficile da organizzare, perché il tema della valutazione è enorme, sì. Ed è difficile isolare un elemento senza poter parlare anche di altri. E quindi sto cercando di capire come fare senza tenere incollata la gente un pomeriggio ad ascoltare sta roba. Va bene, va quindi, bene. Sì. Ah sì, assolutamente, certo. Posso dire che noi dobbiamo cambiare punto di vista sulla valutazione, pensando che la valutazione non sia... un momento conclusivo di verifica del processo di apprendimento, ma sia uno strumento di supporto all'apprendimento. Bisogna sì. cambiare proprio sì. di 360 gradi, no, sì. 360, no, se no ci troviamo allo stesso punto, di 180 gradi il... Sì, sì, questa mi convince molto, Alberto, anche perché io credo molto... La questione è questa, sì, sì. La questione è quella lì. È quella lì, perché io credo molto nella valutazione proattiva, no? Così come la proponi certo. tu, no? È importantissimo, proprio perché tu il ragazzo lo porti fino alla danza del diavolo, che io però ancora non so come sì. fai, quella non l'ho capito bene. Ti riferisci al libro sull'e-learning? Sì, infatti io non ho avuto ancora il tempo di leggerlo, non l'ho preso ancora perché sono occupato in alcune cose, ma mi devo prendere uno spazio per questo. La danza del diavolo, danzare col diavolo è l'ultimo capitolo. Sì, lo so, va bene, va bene. Vuoi ballare col diavolo? No, io non ci vorrei, però vorrei capire... No, devi ballare, se tu non balli col diavolo non hai fatto niente nella tua vita. Sì. Devi ballare col sì, diavolo. Sì, 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 no, io dicevo in un altro senso, vabbè, sì. Diavolo di un Michele, devi ballare col diavolo. Sì, 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 tra l'altro non so se c'è una similitudine... Per esempio, con l'esperienza che fanno alcune tribù indiane, che per esempio quando i ragazzi passano dall'età adolescenziale agli adulti, gli fanno fare un'esperienza nella foresta di una notte bendata, però loro non lo sanno che il papà sta vicino, quindi all'indomani mattina, quando hanno superato quella notte, si troveranno il papà. Quindi quello mi ha certo. molto lo diceva curioso. Anche Rousseau nella sua pedagogia, sì. una cosa del genere, certo. Va bene, grazie sempre, sei sempre arricchente. Grazie. Puoi fare qualche volta un sì. accenno alla sì. scuola materna? Come no, io abbiamo fatto, tu pensa, abbiamo tenuto un corso di 3 mesi, tutto online, per 300 insegnanti di scuola materna della provincia di Sassari sull'e-learning, la didattica a distanza, che è stato entusiasmante per chi ha partecipato. Ecco, io non sono un insegnante, sono stata insegnante sì. dalle elementari al liceo, ma adesso sto preparando un metodo di inglese per bambini sì. della scuola materna, partendo da zero. Caspita, ma brava.
benissimo. Quindi sono alla ricerca di spunti, di tecniche, eccetera. Perfetto. Sai cosa diceva Jonathan Ivey? Jonathan Ivey è uno dei più grandi designer viventi, è stato responsabile del team di design di Apple. Jonathan Ivey è quello che ha inventato tutti i prodotti Apple nel design degli ultimi 20 anni. Lui diceva che quando devi fare qualcosa di importante devi buttare via tutto e ripartire da zero, non puoi rielaborare cose a cui hai già pensato. È giusto questo, bisogna partire infatti da zero. Infatti io parto da esperienze passate, ma sto stravolgendo tutto naturalmente. No, devi partire da zero, è molto giusto. Perché adesso c'è la tecnologia che non c'era una volta. Molto giusto, e per l'insegnante è difficile partire da zero, per tutti, no? Ma per l'insegnante è difficile partire da zero. Invece no. Approfittate, magari avete una classe nuova, è capitata una situazione nuova, mettete via tutto, ripartite. No, ma io non zero. Ho classi, infatti sto lavorando perché mi mancano i bambini. Sì. Certo. Però quel che magari qualcuno te li può procurare. Chi ha bambini da vendere qua? Ecco. Nessuno? Affittare? No, niente. Bene. Comunque c'è bene. Stato molto... Maria Vittoria, ciao. Come va? Bene, come stai Alberto? Ciao. Bene, è parecchio che non ci vediamo. Hai ragione, molto molto interessante, sì. Molto. Bene, mi fa piacere. Come sempre. Sì, bene, grazie. Sono contento. Grazie. Grazie. Io vi saluto. Per l'entusiasmo, perché già l'altro webinar io... A questo punto dico, ti ho conosciuta nel webinar organizzato da Flipnet di tutto ogni tanto ho bisogno di flebo, io le chiamo flebo, iniezioni di desiderio di proseguire. Poi quello che riesco a fare in concreto non lo so, però sicuramente ha la voglia di, questo è la cosa più bella, più che altro anche questa modalità nuova, no? Perché concordo, io insegno alle medie, e concordo che forse a volte usiamo un linguaggio che è troppo lontano da loro e quindi poi ci chiediamo perché non ci seguano, perché facciano fatica, invece attraverso un'attività di questo genere in cui siamo noi un po' a stupirli, forse riusciamo ad agganciarli un po' di più. Quindi grazie veramente, se non altro è appunto l'entusiasmo e la fiducia è la cosa che veramente ho colto molto. Guarda, l'entusiasmo è una ricetta semplicissima, perché deriva, diciamo, dal successo delle cose che fai. E il successo delle cose che fai c'è sempre, anche quando c'è un insuccesso. Perché c'è successo anche nell'insuccesso? Beh, perché sperimenti, perché, cioè, voglio dire, mica siamo Superman, no? Vuol dire, ci sarà qualcosa che sbagli, vabbè, pazienza. Però il fatto di capirlo e quindi aggiustare il discorso... Per esempio, incredibile, voglio fare un webinar su questo, ma io ho dato un lavoro da fare dei miei ragazzi molto, che ho reputato molto intelligente, incredibile, interessantissimo, che partiva da un comics dove all'interno del quale c'erano riferimenti sulla guerra fredda, eccetera. Beh, questo lavoro l'hanno consegnato dopo un mese e mezzo con grandissime difficoltà che io non avevo immaginato, e questo ha aperto un mondo interessantissimo di riflessioni. È fantastico proprio. Quindi cosa? Boh, mi ricordo. Comunque questo è quanto. Bene, allora alla prossima. Più o meno farò un webinar ogni 15 giorni, così. Bene. Grosso modo. Grazie. Allora, buon fine settimana. Buon fine settimana, buon carnevale, buon San Valentino, buon grazie. Tutto. Grazie a tutti, grazie. Alberto, cosa hai usato per fare la presentazione? Ah, questo qua è un'applicazione per iPad che si chiama Paper, si chiama Paper. Non esiste per Android, no. Il corrispondente. Non c'è. Ma è a pagamento, mi scusi. È gratuita, ci sono alcune funzioni a pagamento. Il pagamento costa la bellezza di, mi sembra, 7-8 euro all'anno, una cosa del genere. Ah, quindi niente. Si chiama Paper, però ci sono tante applicazioni che hanno come nome Paper. Vi faccio vedere l'icona, se no
c'è il rischio che non... Eccola qua, questa è l'icona, vedete? Paper. È una delle mie applicazioni preferite, la uso da tanti anni, perché c'è da quando sono usciti prima iPad e ha vinto dei premi internazionali di designer, come potete vedere. Grazie comunque. Perché è una bella simulazione del quaderno. Sì, grazie, grazie a voi. Belle persone, bel webinar, bello tutto, bel weekend, ci aspetta. Grazie anche a lei. L'ultima cosa volevo chiederti, come facciamo a sapere i prossimi webinar? Questo me l'ha passato un collega. Io scrivo, se voi vi siete iscritti o la vostra mail, vi scrivo. Ok, perfetto, grazie. E quindi riceverete le mail, poi lo metto anche su Facebook, su Twitter. Ok, allora così. Ti chiedo l'amicizia. Sì, sì. Cioè, vado sulla tua pagina Facebook, ok. Sì, sì, non frequento molto i social perché diciamo ho bisogno di concentrarmi, altrimenti non posso, un webinar così richiede molta preparazione, quindi... Sì, ma... E allora li frequento poco, però li frequento, insomma, un po'. Vabbè, però metti il webinar, insomma. Quello sì, quello sì, okay, sì. Li uso soprattutto per mettere i miei annunci, diciamo, non per chiacchierare, ok, perché non ho proprio il tempo. Sì. Ok, grazie, ciao. Bene. A tutti. Arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti, arrivederci. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Thank you.